La riforma delle concessioni balneari che dal 2024 verranno assegnate tramite gara ha suscitato, come facilmente prevedibile, non pochi malumori fra gli operatori del settore. La decisione, che non piace assolutamente ai balneatori e anche agli albergatori, è che la spiaggia potrà essere data in concessione a tutti, mentre invece chi realmente ne beneficerà sarà chi ha delle possibilità economiche superiori ad altri. Oltre a questo, ci sono anche quegli operatori che, avendo la concessione demaniale di fronte alla propria struttura ricettiva, hanno paura che i prezzi possano lievitare enormemente in fase di aggiudicazione e perdere un importante servizio. Sono svariati i casi di questo genere, soprattutto in Abruzzo, e il fatto andrà a interagire negativamente sul turismo. Ora, occorre secondo me mettere un attimo la palla al centro e soprattutto parlare con i cittadini. Non stiamo difendendo corporativismi o diritti ingiustamente acquisiti. Questo non è il nostro compito. Ora, ci sono regioni e località particolarmente appetibili, anche le grandi multinazionali. Inquadriamo questo settore in Abruzzo. In Abruzzo, in questo momento, questo pericolo oggettivamente non lo vediamo. Vediamo però il pericolo di andare ad interagire in modo particolarmente negativo con le sinergie che ha avuto il turismo. E il nostro turismo, quello marino, non è il turismo degli alberghi, è il turismo della sinergia tra spiagge, alberghi, villaggi ed enogastronomia. Se andiamo ad interferire con questo meccanismo che è perfetto, obiettivamente creeremo dei danni. Non possiamo andare al buio andando a dare le nostre concessioni, che sono il nostro valore turistico generale, non solo quello dei balneatori.